Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti, grazie anche per aver aderito a questa bellissima iniziativa, agli organizzatori, Francesco che ci ha messo anche tanto impegno, e anche per avermi chiesto di moderare questo incontro. Io per il mio giornale ho seguito spesso i temi che riguardano la ricerca e l'università, seguo soprattutto il lato della finanza pubblica, ma sono due temi molto strettamente collegati, anche perché la questione degli investimenti nella ricerca dipende direttamente dalle scelte di politica economica. Oggi più che mai, questo non vale solo per l'Italia, ma vale per tutti i paesi, soprattutto in Europa. Come sapete, nei giorni scorsi diversi scienziati europei hanno scritto una lettera aperta per ripresa da decine di testate internazionali per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo stato, come dire, comatoso della ricerca scientifica e anche del sistema di finanziamento che dovrebbe alimentarlo, indirizzata ai governanti europei. Questa lettera è parte di una mobilitazione europea che è partita dalla Francia. Ieri c'è stata la fase conclusiva di una protesta che è durata quasi un mese dei ricercatori francesi che si sono mossi da tutta la Francia verso Parigi. In Italia la mobilitazione ha preso il nome di Per la Scienza e Per la Cultura, ma la situazione non è critica ovviamente solo in Francia e soprattutto in Italia, ma è critica in tutti i paesi periferici, i cosiddetti PIGS. Parlando con i ricercatori di questi paesi ho potuto verificare lo stato in cui si versa la ricerca in questi paesi. In Spagna i tagli ai fondi per la ricerca e sviluppo sono arrivati al 40%, in Grecia più della metà con un blocco del reclutamento, in Portogallo oltre ai tagli c'è una brutale revisione dei criteri di valutazione degli enti di ricerca che rischia di tagliarne fuori più della metà dal finanziamento pubblico. In Italia la situazione, poi spiegheranno bene i relatori, è abbastanza critica. In quella lettera c'è una disamina delle scelte fatte negli ultimi 5 anni che ci hanno portato alla situazione in cui ci troviamo in questo momento. Adesso, come dire, anche l'occasione per proporre delle strade alternative, avanzare delle proposte. Spero anche che questo possa essere l'occasione giusta, anche perché è il momento per farlo, perché nei prossimi giorni si discuterà la legge di stabilità, quindi qualsiasi intervento per modificare questo trend distruttivo dovrà passare in questo provvedimento, e si discute anche del decreto Sblocca Italia, che crea non pochi problemi dal punto di vista dei fondi per il diritto allo studio. Per cui questo è il momento, poi ci sarà un'importante manifestazione il 25 ottobre, quindi questa è l'occasione giusta per parlarne. Cederei la parola Francesco Silo Salabini, che è, oltre ad essere animatore della rivista Roars, è anche un organizzatore di questo incontro, soprattutto, che ci spiegherà il perché di questa mobilitazione e anche della lettera aperta che è stata scritta da diversi scienziati. Grazie. Va bene, grazie a tutti per essere venuti, grazie a Carlo per l'introduzione. Vi spiegherò brevemente cosa abbiamo fatto, perché e dove vogliamo andare, diciamo così. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scritto questa lettera insieme ad altri colleghi europei, al momento abbiamo raccolto 12.000 firme, che sono un numero discreto, anche perché è una lettera che stanno firmando soprattutto accademici e ricercatori. Se non l'avete fatto, magari fateci un pensiero. E la lettera si chiama "Hanno scelto l'ignoranza", e questa era una delle frasi conclusive: hanno scelto di ignorare, prima di ignorare tutta una serie di cose, cioè come funziona la ricerca, qual è la sua importanza sociale e qual è la sua importanza anche da un punto di vista economica. E questa sottovalutazione del ruolo della ricerca comporta gravissimi danni, e noi in qualche modo come scienziati, ma anche come cittadini, dobbiamo reagire a questa situazione. Per fortuna abbiamo avuto molta attenzione dalla stampa internazionale, siamo finiti su Nature, Science, New Scientist, c'è anche una rivista cinese che ci ha ripreso,
E poi praticamente su tutta la grande stampa dell'Europa e anche alcuni articoli su, della stampa americana. Allora, tutto è nato, diciamo, questa idea è nata circa a Copenaghen, a un convegno lo scorso giugno, in cui c'erano alcuni firmatari della lettera, come Amaya Moro Martin e io stesso, e altri, abbiamo discusso con il direttore generale della ricerca della Commissione europea, che è un ruolo tecnico, non è un ruolo politico, e diciamo, la discussione verteva sul fatto, diciamo, se loro avessero presente il problema che tutti i paesi mediterranei stanno andando alla deriva, cioè nei paesi mediterranei non c'è più una politica della ricerca. Hanno lasciato ogni, diciamo, ogni speranza di essere tecnologicamente competitivi e, diciamo, se questa situazione può essere, diciamo, sostenibile a lungo termine nel progetto europeo. Cioè una differenza così marcata tra il nord e il sud dell'Europa e una prospettiva di un'amplificazione di queste differenze. Ecco, loro per esempio dicevano, ma il problema effettivamente non c'è. L'Europa col 7% della popolazione produce il 30% della conoscenza mondiale. Sì, all'interno c'è qualche squilibrio, ma insomma complessivamente la nostra missione la facciamo bene. Al che la mia collega greca si è arrabbiata non poco, dice, ma come, nel mio paese c'è una crisi umanitaria, ci sono stati tagli incredibili e ce ne saranno anche in futuro, cioè è inaccettabile questo tipo di risposta. Però è quella che, diciamo, la tecnocrazia europea al momento dà. I francesi, allora qui ci sono vari problemi, ci sono dei problemi nazionali e dei problemi europei. Sono indipendenti, ma sono anche legati. Sono indipendenti perché, per esempio, se prendiamo il caso nostro, come mi ha appunto ripetuto il direttore generale per la ricerca europeo, dice, ma i tagli in Italia li avete fatti voi, non è che ve li abbiamo imposti. Li ha fatti un governo democraticamente eletto, quindi cosa vai cercando in pratica? Il che è sicuramente vero, però diciamo adesso, nella situazione attuale, se uno volesse invertire la politica sicuramente non può. Poi il punto è, l'Europa è riuscita a far mettere nella Costituzione di vari paesi, no, dell'Italia, della Spagna, eccetera, i vincoli di bilancio e così via, e per quanto riguarda la ricerca e innovazione non fa un tubo. Se noi produciamo troppo latte vengono messe delle multe, se invece tagliamo la ricerca niente viene fatto. Questa è una situazione inaccettabile. Allora adesso, senza che vi sto a ripetere i dati che magari già avete visto, sono anche nelle slide, l'Italia è storicamente molto, molto indietro nell'investimento, come anche i paesi del sud Europa, nell'investimento ricerca-sviluppo. Quello che è anche più allarmante è che la reazione alla crisi economica è stato un ulteriore taglio a questi settori. Ricordiamo il 20% del taglio al fondo di finanziamento ordinario, il 20% del taglio dal fondo di finanziamento degli enti, una variazione nel personale dipendente, nella scuola soprattutto, ma anche nell'università, che è stato quello più marcato di tutti, l'azzeramento dei progetti di ricerca, il taglio una diminuzione del 20% del numero di docenti. Poi chiaramente un taglio del 20% delle risorse si traduce in un taglio del 90-100% alle risorse libere, perché quelle risorse che sono lì sono in qualche modo congelate, vanno a salari, vanno a pagare le infrastrutture, le spese ordinarie, eccetera. Allora, dov'è che si taglia alla fine? Si taglia sul reclutamento. C'è stato un taglio del 90% dal 2008 a oggi, con una conseguenza precarizzazione del lavoro. Vabbè, questo tanto per ribadire che l'Italia non è proprio una schifezza. Ovviamente, da un punto di vista scientifico, ovviamente, diciamo, questo grafico mostra semplicemente una cosa: più si investe, più si ottiene, in generale, con piccole fluttuazioni. Ora, se uno vede l'efficienza, cioè quanto costa un articolo scientifico, quanto costa una citazione scientifica nei diversi paesi, l'Italia si piazza abbastanza bene. Allora, quando uno vede, l'Italia non sta nelle prime 100-500 posizioni nelle università, cioè, ma andiamo a vedere in quelle tabelle delle classifiche universitarie, manca una colonnina, è le risorse spese. In che senso Harvard spende 3 miliardi
che è la metà del finanziamento italiano, si confronta con l'università italiana. Ma è una cosa assolutamente senza senso. È una maniera di diciamo, manipolazione dell'opinione pubblica. Poi c'è un altro punto che è questo attacco generalizzato su tutta la stampa sull'inutilità dello studio, degli studi avanzati, cosa che non è vera, perché se uno guarda i dati vede che i laureati comunque sono quelli che, malgrado una situazione drammatica, reggono meglio rispetto alle altre categorie per quanto riguarda le possibilità di occupazione. Il vero problema italiano non è che l'università e la ricerca non sono abbastanza, non sono di buona qualità, il vero problema è che le imprese non fanno niente per ricerca e sviluppo, non investono, non hanno personale e l'unica cosa che cercano di fare è prendersi le risorse pubbliche, ad esempio attraverso la riforma Gelmini, che è una maniera di entrare nell'università da parte della Confindustria, perché parliamoci chiaro, la riforma Gelmini è stata scritta dalla Confindustria, e prendersi delle risorse o comunque influenzare politicamente le scelte della ricerca. Questa mappa mostra la disoccupazione giovanile, questa che abbiamo scelto come logo dell'iniziativa. La disoccupazione giovanile è strettamente connessa anche all'investimento in ricerca e sviluppo. Si parla tanto no, della mano invisibile, del modello americano, eccetera. L'altra volta Renzi ci ha ricordato che vorrebbe che le università italiane diventassero come i garage della California, dove si fa l'innovazione, no? Mostrando che non solo non capisce niente di università, ma non capisce niente neanche di innovazione. Così ha fatto l'amplen, rendendosi ridicolo, diciamo. Rispetto a chi queste cose minimamente le conosce, insomma, no? In America l'innovazione, il progresso tecnologico, eccetera, è guidato dall'investimento statale. Il fatto che sia il mercato sono balle, sono bugie dette da gente tendenzialmente in malafede o ignorante, a seconda. Quello mostra l'investimento statale annuale nel federale degli Stati Uniti, che è circa 40 miliardi l'anno. Vabbè, l'ultima cosa che volevo dire è che, ecco, per esempio, se uno guarda l'iPad, no, il telefonino, eccetera, tutto quello che sta là dentro, come ci spiega magistralmente Mariana Mazzuccato nel suo libro Lo Stato Imprenditore, deriva dalla ricerca di base finanziata dalla Natural Science Foundation, dagli USA Air Force, comunque soldi pubblici sono. Perché? Perché la ricerca richiede di andare in direzioni dove uno sbaglia, richiede dei grandi tempi, eccetera. Quindi è un'attività che deve finanziare lo Stato. In Italia non c'è alcuna intenzione a migliorare il divario nella ricerca e sviluppo né a livello nazionale né ovviamente a livello comunitario. Si sta incrementando questa frattura tra il nord e il sud dell'Europa e la cosa incredibile è che adesso la politica europea per la ricerca è un travaso di risorse dal sud al nord. Cioè, invece di essere una maniera di aiutare i paesi più in difficoltà, si stanno. Ma l'abbiamo visto in Italia cosa è successo, no? Non è che niente di nuovo sotto al sole. Cioè, il nord funziona meglio, che cosa ha fatto? Ha preso le risorse del sud, per un motivo o per un altro. Le misure di austerità, le politiche di austerità stanno rendendo questa situazione irreversibile, ma anche chiaramente insostenibile. Quindi, per uscire da questa situazione, secondo me, da soli non andiamo da nessuna parte. Insieme ai greci, gli spagnoli e i portoghesi, purtroppo possiamo fare una certa massa critica, ma anche molto difficile, perché il problema è sia nazionale che europeo a questo punto. Quelli che possono cambiare gli equilibri di questa situazione sono i francesi, secondo me. Le parole d'ordine che uno deve pensare, che abbiamo cercato così di mettere giù in questa lettera aperta, è la diversificazione dei sistemi della ricerca, cioè non puntare alle eccellenze, questa retorica sciocca delle eccellenze, gente che si dovrebbe studiare un libro di filosofia della scienza, di storia della scienza, ma quando mai le eccellenze sono nate perché uno ha deciso a tavolino oggi che domani le saprà riconoscere? Le eccellenze si scoprono dopo che sono successe. Bisogna puntare sulle risorse umane, questo è il nostro grande problema, come anche della Grecia, della Spagna.
E poi di nuovo la ricerca di base verso la ricerca applicata. La ricerca applicata non esiste, esistono le applicazioni della ricerca di base. Bisogna dirlo ogni volta perché sono solo in via. Qual è la prospettiva di questo governo rispetto alla ricerca? Ce lo spiega candidamente la scienziata al governo, no? Ilaria Capua fa parte del partito del ministro Scelta Civica, dice così come se niente fosse, bah, la ricerca non esiste proprio in questo governo, ragazzi, ma di che parliamo? Nessuno dice niente, c'è un vicepresidente della commissione cultura, può uscirsene con una cosa del genere, niente, non succede nulla, va bene, è una grande scienziata. Quindi, qual è il vero spread italiano? È il sacrificio delle nuove generazioni sull'altare dell'austerità. Questo qui è il mito di Ifigenia, no? Che era stata sacrificata sull'altare degli dèi perché gli Achei partissero per Troia. In questo caso le nuove generazioni vengono sacrificate per niente, anzi per un risultato del tutto negativo, visto che uno si taglia le gambe da solo distruggendo le risorse che potrebbero in qualche modo aiutarci a uscire dalla crisi. Questa bellissima prima pagina del Fatto, di cui ringrazio ancora Carlo, diciamo, mostra un pochettino lo stato d'animo attuale mio e di altri, fortunatamente, diciamo, è giunta l'ora in qualche modo di scegliere, perché adesso la situazione sta diventando veramente irreversibile, soprattutto se uno guarda la situazione europea. Da una parte ci sta diciamo Orwell, no? L'ignoranza è forza, e dall'altra ci siamo in qualche modo noi. Grazie. Grazie a Francesco.